Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Tecnologia. Ci troviamo qui nella mia bellissima casa e sto per iniziare a fare tante cose belle. Sì, ho lasciato Venere ragazzi perché uh, stavo facendo incrociare un po' le api. Stavo facendo un po' di nuove generazioni, ma mi sono rotto le palle quindi <ride> continuo. Poi allora, l'ape che sto cercando di fare è quella dello Yellorium, quella del diamante e quella dello smeraldo. Comunque, le api più importanti non sono molto lontano, mi manca poco. Poi lo faccio, chi se ne fotte. Allora, che facciamo in questo video? Yellorium. Eh, lo stavo guardando per caso, sì, perché volevo vedere la Yellorium si faceva. E per puro caso, anche questo, ho guardato nella, nella ME. Ho visto. Cioè, cercando gliellorium, ho visto gliellorium qui ho detto: c'è una 136k. E ho fatto... Ma mi sembra un po' poco. In effetti, ho notato che ho anche 17K di Yellorium grezzo. Perché, ovviamente, l'impianto di triplicazione è un po' lento. Quindi, io scavo più gliellorium di quanto ne triplico. Cioè, di quante slag faccio. Quindi, c'ho un casino di Eellorium intasato che devo sistemare. Quindi, io vorrei continuare la Big Reactor. Allora. La Big Reactor è un po' particolare, me, come ve lo spiego. Vorrei fare un reattore che alimentasse tutta casa. L'unica cosa è che se faccio un reattore del genere, poi tutte le altre mod che generano energia non servono a un cazzo di niente. Poi non so nemmeno se Yellorium che ho eh, regge, cioè praticamente se la generazione... Cioè, genero tanto Yellorium, ok, ma magari ne consumo più di quanto ne produco e crea un sacco di problemi. Quindi faccio un Big Reactor grande. Non troppo grande. Grande, insomma, bello big. E poi magari... Uh, ne, famo, ne famo una ancora più big. Quando, quando sarò sicuro che riesci a reggere la quantità dell'algum della, della, della dell che possiedo. Ah, intanto, non mi sta craftando queste cose. Perché che ti manca la grafite? Perché non sai fare la grafite? Perché non hai coal, giusto? No, ragazzi, io non ho coal. Non ho coal perché lo sto schiaffando tutto dentro quel cazzo di coso. Come si chiama? Oggi oh, c'è oggetto per scarico. Mi stavo per buttare, raga. Ma meno male che ho controllato. Oddio, me lo sentivo che stavo per morire. Non so perché ho avuto un sentimento che stavo morendo. Allora, ho tolto tutto il coal dal, dall'affare lì che lo trasforma in singas. Però adesso lo da mettere in fornace. E eh sì, ragazzi, devo cuocere tutto il coal. Se lo estrai magari. No, non ce lo estrae. Lo estrae il coal? No, a quanto pare c'è. Ok, c'è del materiale che aveva precedenza. Ma a quanto pare, ecco il core è centrale, perfetto. Ok, stiamo producendo grafite. Ora dovrei riuscire a produrre abbastanza cose. Altri abbastanza blocchi del, del reactor. Non so quanti ne ho fatti, finestra. Quanti ne ho fatti? Eh, reactor 505 blocchi. 590 blocchi. Dite che bastano 100 per 600 blocchi. Se voi fare un 10 x 10, 600 blocchi. 10 per 10, 600 blocchi. Eh sì, per forza, Alla circa sì. 580. Ok, allora quindi fino adesso posso fare un 10x10 E se io volessi fare un 20x20? Vabbè, un 10x10 mi posso accontentare però Sì, non sarebbe una cattiva idea Eh no, raga, purtroppo la mia idea va rimandata Perché richiede talmente tanta grafite che... Non ho il Coal Non posso farci niente, devo aspettare Tanto mi arriverà, eh, non vi preoccupate Il Quarry sta girando a velocità disumana Quindi il Coal arriva Arriva anche dai da, da, da cosi, da, dallo spazio Quindi problemi non ce ne so Arriva anche dalla Luna il Coal Con le cose, con le trivelle quindi Molto scialla, qui laser l'unica soluzione, ragazzi, che ho trovato per accelerare il processo. Perlomeno <coughs> per ora. Anzi, l'unica. Una soluzione che avrei dovuto prendere molto tempo fa, che ancora non ho adottato. Perché sono un idiota. Quello, quello è ovvio, ragazzi. Quello. Ormai è, è una mia caratteristica specifica essere un idiota. È che devo collegare questa zona farm. Perché devo cominciare a farmare gli alberi, ragazzi. Sì, la grafite si può fare non solo con il coal, anche con la carch coal, quindi la carbonella. E io devo poter. Produrre carbonella è una quantità industriale. Perché non è possibile che produco tutto in una quantità disumana. Tutto tranne il legno. Sto sempre senza legno. C'è seri problemi di legno in questa serie, ragazzi. Perché non lo produco. Non ho, cioè, non ho proprio un motivo. Perché ci sono talmente tanti modi per fare energia. Che il legno, sinceramente, mi sembra il più banale. Anche se ha sempre il suo perché, eh. Cioè, la farma di legno, ragazzi, è sempre il top del top. Non dimenticatelo mai. senza farma di legno non si campa. Lo dimostra il fatto che sto rimanendo in bianco come un arruinato allora prima che sto canale prenda c'è una scienza Quindi aspettiamo una settimana Io intanto mi metto a mettere i planter Tipo un planter va qui Un altro planter va qui Si sì, metto a fare i planter Tanto non mi ci perde tempo a aspettare il termine del cazzo Due, tre, quattro Sì voglio fare un sistema classico ragazzi Quattro planter, harvester Proprio non, non me ne fotte niente Metto un paio di upgrade e via eh, Gli harvester saranno là a me se si collegassi magari oh, Forse si è collegata Forse si è collegata fermi tutti Uh, se è collegata, ti dico proprio ferma, te, oh Allora, dato il fatto che se è collegata, possiamo subito prendere gli harvester. E tutto ciò che ci serve, Harvester. Madonna, quanti? Uno, due, tre, quattro me ne servono, solo quattro. Sta buono, quattro. Ho fatto, ho fatto, ho fatto. carmo. E carma de madonna, però perché sa che ho fatto? Ho preso quattro harvester. Oh. Ti sentirai male, oh. Sì, però, qui, come cacchio facciamo? No? E qua è un problema, c'è la cesta qui. <ride> se gira, sto coso. Manco se gira. Ma oh, porca. Aspetta, allora, aspetta, aspetta. aspetta Fermi tutti, allora, gli harvester. Devono buttare dentro una cesta. Guarda che figo! Così buttano direttamente in una cesta che è direttamente collegata con la ME. Bam. Basta, best impianto. Oh. Basta deciso, best impianto. Best impianto, best impianto. Vedete, mi basta mettere una cesta qui sotto. E posso anche chiudere sopra. Tanto non si vede quello che c'è dentro. E metto un in porba qua. Fatto. Tutte e due gli harvester buttano dentro la ceste. Però ovviamente non hanno l'uscita dei liquidi. La mettiamo sotto l'uscita dei liquidi. Liquida energia. Enderio. Go go. Oppure addirittura un P2P che porta RF. Proprio cose in un senso. Tutto tramite ME proprio me del futuro. Eh! La questione è me. Ci dobbiamo lavorare un po' sopra, ragazzi. Il prossimo episodio lo dedico tutto alla me. Io vi avverto, eh. Se ci avete problemi con l'Applied che non vi piace, non vi sta simpatica, attaccatevi al cazzo perché il prossimo episodio è dedicato all'Applied. Sì, sì, devo lavorarci sopra, ragazzi, perché mi sta creando seri problemi. Sto in ritardo. Sto fatto che io ogni volta aspetto mezz'ora prima che un cazzo di canale si colleghi. Mi dà un fastidio che non avete idea. Ma sapete, vedere proprio fastidio. Sì, non voglio aspettare. Se io clicco un tasto, la mod deve essere già pronta a lavorare tutto quello che ho detto. Istant, nello stesso momento in cui l'ho cliccato. Eh, eh, mi fanno incazzare queste cose. Si giorni sono nervoso. Se so, sente che sono nervoso? Oh, no. so, so che intendeva caparezza quando cantava. Non sapete di che parlo. Che, che canzoni cantava caparezza? Dai, raga, è facile! Caparezza! Conoscete caparezza? Voi non sentite caparezza? Non sentite caparezza? Sì, che lo sentite caparezza. Tutti sentono caparezza. Non puoi non, senti, non sei vivo se non senti caparezza. La questione è che sta glow scream però qui. Non mi piace. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Ecco qua, ragazzi, vola. <ride> Arbester coperti nemmeno si vedono. Guarda, si vede giusto la spunticina lì che si appare. Bella, tutta compatta, nascosta. Mi piace proprio questa farm. È venuta veramente, veramente bene. Ok. Gli upgrade che io ho calcolato. Mi pare che erano i gold. Quelli subito prima. Quanto era grande questa farm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, di fare lo scemo. Se contassi, ecco, è da 9. Quindi c'ho l'upgrade. Non è il 9. Non diciamo cazzate. eh. È 2, 3. È l'upgrade più 3. Eh, non vorrei di cazzate Ok, upgrade più 3 È un sacco che non uso questi upgrade, raga È una marea che non faccio una farm Saranno mesi che non faccio una farm della mine factory Upgrade iron, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Per confermare la mia teoria devo dare energia Ah E questo è un problem, raga Devo usare l'endrio anche per i tubi sotto Va benissimo Userò anche l'endrio lì Non è un problema. No, it's not a problem It's not a problem. Dove sono i saplings? Ora i saplings. Vi faccio vedere che intendo. Che cos'è? Compost brown. Che Ok, vediamo un po'. Ha l'energia, dovrebbe piantare, giusto? Pianta un cazzo. Wow, bello sto planter. Complimenti, my Factory. Ah no, ha piantato ha messo un sapling. Dove? Eh, addirittura, no, ma che mi dici? Uno ne ha messo grande. Questa è la neve, sapete? La neve blocca la mod. La neve blocca la mod. Devo togliere la neve, cazzo. Aiuto, raga! È un casino. I piante e le stanno a far crescere gli alberi a una velocità disumana. Ma ci sto capendo nulla! È tutto intasato da alberi! Non riesco a entrare, lì c'era un pezzo da cambiare. Sta crescendo tutto a velocità disumana. Qui c'era un pezzo da riempire, dov'è? Oddio, crescono troppo in fretta questi alberi! Sono vivi! Intanto cascano i meteoriti, nevica. Ah, comunque vorrei far notare che l'upgrade funziona. Eh? Mi sa anche un po' troppo, cazzo. È esploso tutto qui, ragazzi. Ok, direi che i plant grosseletor hanno un effetto un po' particolare sugli alberi. Qui c'è un blocco di lapislazzoli. Oh, ok, tutto normale. Sto cominciando a laggare. Sto cominciando decisamente a laggare. Questi sono gli harvester. Devo, devo finire. Dai, impianti. Andrio. Ok, ragazzi, ecco qui il nostro planter. Allora, l'idea è Item conduit. Ci siamo? Per forza. E l'item conduit deve essere impostato in modo tale che... Insert. E devo mettere il filtro. Che inserta solo quello che dico io. Eh. Che inserta solo i sapling. O che aspira solo i Cambia un cazzo. Devo mettere comunque un filtro. Ok. Quindi tubo lì degli oggetti. E anche tubo dell'energia. Quello blu va benissimo. Quello, quello arancione, quello verde, quello che cacchio è. Eh. E piano piano... Tiro giù i tubi, raga. Uno... Alla volta perché altrimenti non si può fare. Quando infilate i tubi in un, un buchettino così stretto, non pensate male. Sto parlando di tubi energetici e liquidi, eh. Non, non parlo né di idranti né di. 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 ho oh, capito. Ok, e qui non si collega perché? Perché è troppo in basso. A fare giusto, E staccato. a far prezioso. Ok, uno e due, e andiamo su, e così via. Ok, stiamo recuperando gli oggetti e anche l'energia. se per questo. Ecco l'energia, no. vedete ragazzi una alla volta. Se non riuscite a fare un cazzo, ecco qua. Raga, collegato con lo stesso cavo il planter e l'arbester. E sto tirando su il tubo degli oggetti. Che tramite un filtro accetterà solo. Vabbè, non è necessario fare un filtro, si può fare ancora una cosa più carina. Si può mettere una chest dedicata ai sapling. Voi direte, come una chest? Esatto, vi faccio vedere, guardate. Si può mettere molto tranquillamente una chest sotto a questa chest. Guardate che cosa carina. Eh? Con. Gli item duct Che cazzo succede Che cazzo sei Vaffanculo. Gli item duct Che però non toccano Vedete ragazzi Guardate, guardate l'item duct Che va dentro al, um, All'arvester Non va bene Manco per il cazzo Questa cosa Dovete impedirla Quindi selezionate L'item duct E mettete Disabled Guardate che si è scollegato Perfetto L'item duct Deve collegarsi Solo con la chest E dalla chest Mettete extract Automatico E in questa chest In particolare Per le Per dare di Un ex-burbast E non si è buggato il video Se io che sto a fare lo scemo Un ex per Bus Che esporta oxapling E voilà. Pure... Non arriva un cazzo Perché ovviamente Ancora deve, deve calcolare il canale Perché l'ME È lenta come un calcio nelle palle Che bello le soddisfazioni della vita Non tocca a fixarla Stai a me raga prossimo episodio È me Comunque Qui esporti i sapling. I sapling vengono presi dal conduit, vanno nel planter, il planter li fa crescere, l'harvester li raccoglie e li butta nella chest, dalla chest vengono importati con altre acceleration card. Vola! Molto semplice, eh? Figata, senza aver bisogno di filtri, cagate varie, roba addizionale, bastano due chest. Sì, potresti anche portarmeli i sapling, mi farebbe piacere, eh. Non, io non vorrei dire niente, eh. Ma tranquilla, con calma. Niente, non arrivano i sapling. Vabbè, ce li metto io, sapling. Ecco, l'ha succhiati. Se le presi lender io. E poi l'enderio la porta nel planter e il planter li planta. Facile Però Qui c'è un problema Eh sì Qui c'è un mega problema Non sapete perché? Perché Ci servono altri conduit Che sarebbero questi Ah oh, ce li ho già oh, Ce li ho già nell'inventario I fluid conduit ragazzi Perché I, i nostri harvester Producono eh, la, la schifezza nera Ricordate la schifezza nera Che fanno sti cosi Esatto Dobbiamo in qualche modo eh, Imbrigliarla Farla diventare la nostra E, e il problema è Dove cazzo la porto? <ride> dove la faccio passare? Che è tutto, tutto pieno di blocchi Che Ah, interessante, la faccio passare così. Molto interessante. Eccolo. La Faccio passare sul lato. Da qui la prendo. Da qui la prendo. Si collega. Connected. E da qui la porto dove cazzo mi pare. La porto di qua. Potrei anche importarla direttamente con l'ME. Facciamo un fluid import e mettiamo un disco di liquidi e importiamo il sewage. Sì, geniale. Lo sapete ragazzi che l'ME può anche importare liquidi? Lo sapete? Io ho la mod che importa i liquidi da me Non lo sapete? Dai, seri? Dai, sì che lo sapete Lo sanno tutti Stacca posto tubo Pff, ho staccato tutto Ok Va bene Ricolleghiamo Ricordate, staccate gli oggetti Se no succede un casino Eccolo qui, ragazzi Il nostro fluid import bus Molto facilissimo, facilerrimo da craftare Una stupidaggine L'unica cosa è che richiede un disco particolare Che sarebbero I drive... Che però sono. No, scusa, scusa, scusa. Fluid storage. Eccoli qua. Sono gli storage <coughs> fatti apposta per i liquidi. Tengono solo liquidi all'interno. E io basta che metto un import sopra l'harvester L'unico problema è collegarlo. tipo qui. Ecco. Abbiamo sfondato la bellezza della farm. No, 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 no non si può fare. No, no, è bruttissima. No, no, non esiste. No, no. No, 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 deve essere bella. Ecco qua, raga. Con molta facilità. Metto il tank qua a mezzo. Se riuscissi, magari. Non qui. Non fare il furbo. Qui. Eccolo qui il nostro sludge che andremo ad importare dentro l'MA tramite l'import MA Fluid Import Bus. E magari ci si può mettere anche l'acceleration? Sì, vai! Beh, non vanno. Ok. Perfetto. Ecco qui, ragazzi, il mio sistema di importaggio dei liquidi all'interno dell'MA. Ovviamente, questo coso che scambia non ci fa un cazzo, basta lasciarlo impostato così, fa automaticamente, perché tanto. Gli harvester hanno l'auto output sui liquidi quindi non importa se fate estrai o inferisce o o sputa o risucchia tanto li butta automaticamente nei liquidi perché ripeto l'harvester ha l'auto output di tutto butta fuori liquidi butta fuori oggetti automaticamente basta mettere chest e tubi collegati a cazzo. Fatto tutto, è proprio anti-mongolo quella mod è proprio easy peasy ok ragazzi per questo video è tutto spero di avervi fatto vedere cose carine e interessanti se queste cose le sapevate già di Xander, le sapevo già e io rimarrò molto triste se invece non le sapevate sono molto contento di avervi insegnato qualcosa di nuovo e mi sono perso un tank dove cazzo l'ho messo è sparito per questo video è tutto ciao a tutti al prossimo video bella mi sono perso un tank l'ho sfasciato l'ho rotto zero proprio bella raga